Quando ero bambina, sognavo spessi aperti e cercavo di immaginare come sarei stata da grande. A volte mi sembrava di essere un'acrobata famosa, applaudita da una folla entusiasta. Poi mi vedevo nelle vesti di madre felice di 4 ragazzi e 4 bambine, e tutti esattamente dell'età di 4 anni. Col passare degli anni, mi vedevo in una sala meravigliosa a danzare con un principe di un paese straniero. Il poverino era disperato perché avevo rifiutato di sposarlo. Ma io avevo le mie ragioni. Ero già fidanzata a un giovane e brillante deputato. Facevo anche altri sogni. E in tutti ero affascinante, coraggiosa e amata. Sono tutti uguali, svaniscono all'improvviso. Ci si può svegliare e ritrovarsi, come accadde a me quel giorno in settembre, a dover ricominciare la propria vita, in luoghi dove non si è mai stati, per fare cose che non si sono mai sognate, sforzandosi di nascondere la propria paura. Ehi! Buongiorno. Salve, è lì che vado io. Dov'è che vai? Ma lì, guardi! La quercia è la mia scuola. Bene. Vieni a sederti qui. Grazie. Come ti chiami? Kevin. Kevin Ellison Clark. Il terzo. Mio padre è il secondo. E lei? Jane Stewart, la prima. Lieto di conoscerla. Grazie. E stai viaggiando solo? Sì. Lei no? Sì. Ma tu sei più giovane di me. Ho 10 anni e 10 mesi. Mia mamma invece non viaggia mai sola. Si porta presso il babbo. Ti piace la tua scuola? No. Ah? Non lo so neanch'io. Ma cos'è che non ti piace? Gli insegnanti? Sono un branco di idioti. Tranne un paio, forse. Sì, in fondo quei due sono bravi figlioli. Ah, è così. Hai mai avuto per insegnante una donna? Una donna? Ci mancherebbe altro. Le maestre sono tutte arpie. Lei è la madre di qualche allievo? Io sono un'arpia. Oh. Avevo letto che la scuola era circondata da incomparabili bellezze naturali e dotata di attrezzature modernissime. Ciò nonostante non ero affatto preparata a ciò che vidi. Giorno di visita dei genitori oggi. Ah sì? Vuole aiutarci a intrattenerli? Certo. Questi sono 3 dei suoi allievi. Ecco la nuova maestra. Buongiorno, ragazzi. Lei vada pure via qui, lo porto io nel mio alloggio. Oh, grazie, davvero gentile, grazie. Beh, arrivederci a presto. Un'insegnante donna. Sai che risate. Cerco il professor Barrett, mi puoi indirizzare? È nel suo studio, signora. Grazie. Le ricordo che fu proprio lei, Hargrave, a suggerire ad assumere una maestra. Ma non una qualsiasi. Senta, gliel'ho già detto che ci è stata fortemente raccomandata. Dai suoi amici, Kensington Matthews. Signor Hargrave, se il lavoro di Miss Stewart non sarà soddisfacente, lo sostituiremo. Deploro però questi suoi preconcetti. Oh, bene, bene. Salve. Sei comodi, prego. Lieta di vederla. Benvenuta fra noi, signorina. Grazie, professore. Desidero presentarle il signor Hargrave, direttore della scuola inferiore. Signor Hargrave, Miss Stewart. Molto lieto. Miss Stewart. Professore. Devo avvertirla che il signor Hargrave è piuttosto severo nell'esprimere le sue opinioni. L'ho già notato. Immagino abbiate da discutere di molte cose. A più tardi, allora. Con permesso. Si accomodi, Miss Stewart. Grazie. Hargrave è un insegnante molto quotato. Oh, abbiamo diversità di vedute, ma solo su questioni di dettaglio. Io sarei una questione di dettaglio. Sono certo che con il suo aiuto noi faremo cambiare idea al signor Hargrave. Farò del mio meglio. Ho assoluto bisogno di lavorare. Lo so. I Kensington Matthews mi hanno parlato della sua situazione. A proposito, ritengo sia meglio non dire che lei non ha mai svolto attività di questo genere. Crede? E perché raccontarlo? Imparerà andando avanti. Una cosa ancora. Ho detto a tutti che lei è signorina.
scusi, signore, la signora Carling e suo figlio sono arrivati ora. Ah, sì, sì, grazie, vengo subito. La signora Carling aiuta molto la nostra scuola e a lei che dobbiamo la nostra nuova piscina. Ecco, in queste note troverà descritti i suoi 12 allievi. Le lega con attenzione. Qui alla Quercia riteniamo che solo la disciplina plasmi il carattere. Questo è il regolamento, lo applichi con fermezza ma con giustizia. E ora le presenterò i genitori di alcuni dei suoi alunni. Durante il tè mi presentò ai Kirklands che avevano offerto il dormitorio, ai Marlowes che avevano offerto le stalle per i cavalli e agli Elliots che avevano donato i cavalli. Conobbi anche altri che non avevano dato nulla. Poi il professor Barrett mi accompagnò nella sala riunioni. Come avrete certo osservato, è entrato a far parte del corpo insegnante per la prima volta un esponente dell'altro sesso, la simpatica e graziosa Miss Jen Stewart. E ora in piedi canteremo insieme l'inno della scuola. Sera, schede alla mano, feci la conoscenza dei miei 12 piccoli uomini. Vieni, vediamo. Ah, tu sei Tim Johnson, vedi? Sì. Hai la musica nel sangue, vedi? E come? Bravo. Ora basta, hai fatto abbastanza pratica per stasera. Da bravi, ragazzi. Fate silenzio e andate tutti a letto, eh? Anche tu. Tu avanti. Lo porti sempre giorno e notte? Ah, certo. Coraggio, Jimmy, a nanna ora. Omero Curtius. Omero Curtius. Luogo di nascita, Londra, Inghilterra. Primo della classe. Scarse attitudini sportive, tendenza a criticare la scuola. Correggerlo. Michael Elliott, alquanto prepotente. Correggerlo. La famiglia ha donato i cavalli. James Tracy Travers, normale nello studio, contegno a tavola e modo di esprimersi riprovevole, indisciplinato. Correggerlo. Attenti ragazzi, ragazzi! Conoscete tutti il regolamento, è proibito parlare alle sospette. Ecco il mio giornalino! Ma sei lì! Smettetela! Preti, tornate a letto, avanti! Tutti e due, su, andiamo, via! E basta, ho detto. Voglio più sentire il minimo rumore, intesi? Ed ora... spegnere. Ho detto spegnere. Silenzio, fate silenzio. Basta chiacchierare, è ora di dormire. Siamo intesi? Bene. Buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte. Ve l'avevo detto che è un'arpia. Non per niente una donna. Tutte le donne sono streghe. Specie se sono insegnanti. Avanti. Mi scusi, signore. Che c'è? Mi si è sfilata dal pigiama. Ebbene? Me ne stavo buona a letto e a un tratto è scappata fuori. Così, da sola? Credo di sì. Stavo per addormentarmi quando me ne sono accorto. Signore! Signore! C'è qualcosa nel mio letto! Nel tuo letto? Una bestia viva, è orribile! Una cosa viscida che mi si è attaccata ai piedi! Ehi, un momento, un momento. Non c'è nulla nel tuo letto, Jimmy. Lo sai bene, anch'io lo so. Quanto a te, Michael, cambiati il pigiama e che questo non accada mai più. Adesso tornate a letto e non muovetevi più fino alla sveglia. Buonanotte. Così avevo affrontato la mia prima esperienza. Con fermezza ma con giustizia, come raccomandatomi dal direttore.
E tu, che cosa vuoi? Oh, io ho mal di ventre. Oh, mamma mia, non ne posso più. Ti senti la febbre? No, ma certi dolori. Dove ti fa male? Forse qui, così, sul lato destro? L'appendicite. Oh, no, signore. Mi fa male dappertutto. Oh. Mi ha preso così, a un tratto. Oh. Sa come succede? Sì, sì, me lo immagino. Fa vedere la lingua. Ah, ma devo avere il rimedio che fa al caso tuo. Forse basterebbe un bel bicchiere d'acqua, credo, per rimettere tutto a posto. Per il mal di ventre ci vuole ben altro. Non vorrà darmi una purga, eh? Olio di ricino? Oh, no, è troppo forte. O un po' di magnesia, forse? No, no, non occorre niente. O anche il bicarbonato sarebbe... Ora va meglio, sì, va molto meglio. Infatti, ora sono guarito. Bobby? A che scopo sei venuto qui? Gliel'ho detto, avevo mal di ventre. Ma non hai voluto medicine? Cosa volevi? Forse volevo solamente... non lo so, niente. E in tal caso credo sia meglio che tu torni a letto. Sì, signore. Avere diritto a dormire ora. Sì, signore. E niente chiacchiere con gli altri. Sono venuto a vedere se ha bisogno di qualcosa. Oh, ma è davvero gentile e non... Ha notato quanti mali saltano fuori il primo giorno di scuola? Già. Nessun ragazzo però ammette che è solo nostalgia. Nostalgia? Oh. Oh. Allora stava fingendo. No, Bobby, no. Gli manca molto sua mamma. Sua madre però non sente la mancanza di Bobby. Capisco. Stavo per prendere un caffè. Vuol farmi compagnia? Grazie. Senta, i ragazzi insistono a chiamarmi signore. Forse col tempo cambieranno, pensa? Oppure lei ci si abituerà. Oh, il caffè. Santo cielo. Ne è rimasto ben poco. Non importa, io non ne prendo. Si serva lei. Oh, allora? Le piace il suo alloggio? Abbastanza comodo per lei? Ecco, francamente non mi aspettavo un salotto così grande e un pianoforte e tutto per me. Mi spiace deluderla, ma questa è la sala comune. I suoi 12 allievi la divideranno con lei. Il piano è per loro. Vedo che ha già avuto le schede personali. Sì, mi serviranno molto. Dia retta a me. All'inizio non sia troppo severa. I ragazzi non sono degli automi, specialmente questi. In più sono qui perché i loro genitori non vogliono occuparsene. Si tratta purtroppo di una specie di abbandono legale. Naturalmente questo complica i problemi dell'insegnante. Secondo un vecchio detto popolare, chi non riesce altrove si dà all'insegnamento. Cosa ha spinto lei a insegnare? Credo sia meglio parlarci chiaro, signor Hargrave. Nell'ultimo anno di università feci l'assistente, ma da allora, confesso, non avevo più insegnato. E i Kensington Matthews lo sapevano raccomandandola? Io non ho l'abitudine di dire bugie. Sono stata assunta in prova per il periodo di un anno. O finché non troverà qualcosa di meglio, non è così, signorina? Non sono signorina, sono la signora Stewart. E se le può interessare la storia della mia vita? Mio marito è morto pochi mesi fa e quando morì eravamo separati. Un momento, non le ho chiesto la storia della sua vita. Né io le ho chiesto la sua simpatia. Ci terrei molto a riuscire in questo lavoro. Non posso permettermi il lusso di fallire un'altra volta. Pronto? Sì, sono Stewart. Ah, Miss Downing? Ah, Miss Downing. Sì, è qui. Pronto? Stavo per chiamarti, sono stato occupato finora. No, Barbara, non posso, te l'avevo già detto. È il primo giorno di scuola. Sì, d'accordo. Allora domani sera. Dunque, signor Hargrave, come la mettiamo? Per insegnare ci vuole abilità, esperienza e abnegazione. Io cercherò di aiutarla, il resto sta a lei. Farò del mio meglio. Questa non è la miglior scuola del mondo. Ma non è certo la peggiore e può essere migliorata. Beh, buonanotte. Buonanotte. Un uomo severo nei suoi giudizi. Ora capivo ciò che aveva inteso dire il direttore.
Il mattino seguente il mio addestramento continuò. Apollo la inseguiva veloce come il vento. A un tratto ella inciampò e cadde. Giaceva in preda al panico. Cosa? Panico. Silenzio, silenzio. Panico, caro, e non panico, e significa paura, terrore. A un tratto ella inciampò e cadde. Giaceva in preda al panico. Nella mitologia si narra... Ragazzi, ragazzi, silenzio, fate silenzio! Si dice mitologia. Ne conosci qualche personaggio? Sì, beh, signore, ecco, veramente, vede, io molti, ma... Io sì, li conosco. Sentiamo. La medusa, con i serpenti sulla testa invece dei capelli. Chiunque la guardasse era trasformato in pietra. Ma bravo, Omero. Molto bene. Che c'è, Dev? Le piacciono i serpenti, signore? Beh, non in particolare. Andiamo avanti ora. Oltre la medusa ce ne sono tanti altri. Certo, ci sono tutti gli dei. Marte, Mercurio, Giove e Giunone. E poi le loro tre figlie. Come si chiamano le tre? Grazie. Prego, si immagini! No! Silenzio, ragazzi! Fate silenzio! Silenzio! Tutto bene, signorina Stewart? Oh, sì, grazie, professore. Ecco, ci eravamo indugiati su un banale gioco di parole, ma temo che si sia andati un po' oltre. Un po' di svago ogni tanto fa bene. Sono sempre esuberanti nei primi giorni e nei loro giochi manifestano la loro natura selvaggia. Bene. Buon lavoro. Kevin, non fare il pagliaccio e torna al tuo posto. Non ho fatto niente. Kevin, avvicinati. Sì, signora. Andiamo, scrivi sulla lavagna. Non farò più il pagliaccio in classe. Avanti, scrivi. Dobbiamo studiare. Non dobbiamo perdere stupidamente del tempo. Io sono qui per insegnare e voi per imparare. E non intendo che... Basta, basta. Kevin, torna al tuo posto e scrivi, non farò più il pagliaccio in classe 100 volte. Ehi, non è giusto. Che cosa è questo? Non faceva niente. Schiavi tu, schiavi 500 volte. 500, ci vorrà un secolo. E speriamo che basti, inizia a scrivere numero ogni frase. E se farete altro chiasso punirò tutti indistintamente. La campana, signore. L'ho sentita, grazie. Andate pure. Resta tu. Ah, no, signore. Adesso abbiamo lezione d'equitazione. Tu no. Torna al tuo posto. Oh, che scalogna. Signore? Sì? Dovrebbe vedere la sella che mi ha dato papà. È tutta decorata con fiori e farfalle. E io non l'ho ancora provata, signore. Per oggi niente equitazione. Scriverai quelle frasi. Dovessi impiegarci tutta la giornata. Avanti. Sa dove l'ho trovato? Nascosto dietro la palestra.
Ma Alan, non dovevi essere al maneggio con gli altri. Grazie, signor Monsi. Prego. Grazie. Cosa c'è, Alan? Non mi interessano i cavalli, signore. Mi piacciono, ma non mi va di cavalcarli. Oh, non posso crederci, sai. A tutti i ragazzi piace cavalcare. A me no, dico sul serio, ho paura. Avanti, che sciocchezze. Torno subito. Ho paura. Certo che hai paura, tutti hanno paura la prima volta. Guarda, vedi questa corda? Io terrò un'estremità e cammineremo. Adagio, adagio. Così ho imparato io. Vuoi provare? Beh, proverò, signore. Così mi piace. Molto bene. Metti il piede nella staffa. Qua, tieni strette le redini, così. Forza, ragazzi, incominciate pure. Avanti. Ehi, niente galoppo, andate al trotto. Dov'è Kevin? L'ho punito per aver disturbato in classe. Ma anche questa è una classe, sa? Se lo desidera, gli ha dato. Se gli ha dato una punizione, no, deve scontarla. Avanti, ragazzi. $260, signore. Ora distribuiscono la posta. Aspetto una lettera, signore. Devo andare. Posso andare? Sì, allora posso andare? Ho scritto 260 frasi. Sta bene, puoi andare. Ma fra 10 minuti torna qui. Sì, signore. Allora prendo questo. È certo che non ci sia nulla per me, nulla dall'Europa. Mi spiace, Bobby, nulla. Fa niente, chiedevo così. Buongiorno a lei. Ah, buongiorno. Ne hai ancora molte da scrivere. Insiste su 500? È contro il regolamento. Coraggio, Kevin, al lavoro. Sì, signore. 352. Signore? Salve, ragazzi. Buonasera, signor Hargrave. Basta, Jeff, basta. Ho preparato i programmi per domani, ecco su. Grazie. Alan, vedo che ti reggi bene in piedi. Come va la schiena? Beh, stavo meglio prima. Hai la stoffa per diventare un grande fantino. Maestro, come andiamo? Piuttosto male, direi. Oh, troppo modesto. 353. Ho la mano stanca, per questo scrivo male. Ne hai ancora per molto? Devo arrivare a 500, finirò domattina. È solo una mia idea, si intende. Non credo si sia più applicato un provvedimento simile dal Medioevo in poi. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signore. Va bene, ragazzi, basta, anche tu, Jeff, basta per questa sera. Grazie, signore. Sono quasi le 8, tutti a letto. Avanti, avanti, fate presto. Basta giocare, lasciate tutto come sta, andiamo. Muoviti tu, più tardi verrò di sopra. Lascia così ora, su. Avanti. Avanti, avanti, muoversi. Kevin. 357. Va bene, basta così. Ma non ho finito ancora. Lo so, basta, prendi la cravatta, puoi andare adesso. Davvero? Sì, va diritto a letto. E cerca di addormentarti subito. Tieni la giacca. Kevin. Sì? Fa niente. Va a letto. Grazie, signore. Ragazzi, credo che... credo sia opportuno che... No, non ci siamo.
Io mi auguro che in futuro potremo evitare certi malintesi e lavorare insieme da buoni amici. Anche i maestri sbagliano a volte. Io voglio bene, indistintamente, a tutti voi. E vorrei essere ricambiata. Nei giorni che seguirono, cercai ed ottenni qualche consiglio utile. Cerchi di prevenirli. Se le fanno domande cui non sa rispondere, usi l'enciclopedia. Questo gioverà a loro e a lei. Li faccia stare molto all'aria aperta. Organizzi gare a premio. Gare? Inculchi loro il rispetto per l'autorità, ma un'autorità mitigata da giustizia. Son certo che troverai in questi una guida eccellente. Nelle ore libere lavorai più io che tutti gli altri messi assieme. Perché non vuoi dormire, eh? Ehi, forse avrà fame. Può darsi che abbia sete. Gli animali sono per il 94% acqua, compreso l'uomo. Lo fai tenere un po' a me? Un secondo solo. Trattalo bene, io vado a prendere dei biscotti. Che hai, piccolo? Vuoi la mamma? Su, mangia. Ci sono le mandorle. Della marmellata? Ecco qui l'acqua. Attenzione, arriva la strega. Allora, che cosa succede? La cena non era abbastanza? Io avevo sete. L'uomo è per il 94% acqua. Se si tirasse fuori dal corpo umano tutta l'acqua che c'è e si mettesse in una pentola... Sì, lo so, Omero, ma scusa, prego. Vediamo. Ma bene. E questo da dove è uscito? Non sarà nato qui, eh? Allora, per l'ultima volta. Da dove è venuto? Bene? È del signor Hargrave. Uno dei suoi cocker ne ha fatti 5, bellissimi. Me l'ha dato il signor Hargrave? L'abbiamo preso in prestito da lui. Un cassetto non è il posto più adatto per una cuccia. Ho una capelliera io in camera e una coperta in più. Omero, trova una ciotola per l'acqua, non deve morire di sete. Prendi, Kevin. Lo possiamo tenere, signore? Beh, non vedo perché no. Sì, ma appartiene al signor Hargrave. Ah, non importa, gliene vado a parlare io, eh? Oh, grazie, signorina. Davvero, grazie. State buoni ora. Ma chi se l'aspettava? Sapete che penso? Le ha dato di volta il cervello. Sai, non sono abituata ad accompagnare i miei cavalieri a casa alle 10. Considerando i cavalieri che frequenti, la cosa non mi stupisce. Non ricominciare adesso. Che si fa domenica? Andiamo al lago? Ci penserò e te lo farò sapere. Telefonami ogni tanto, caro. Possibile che debba sempre venire io a cercarti? Buonanotte, Barbara. Ehi, Joe, pensami ogni tanto se ci riesci. Sì, ci proverò. Oh, mi scusi se la disturbo. Ero venuta solamente per riferirle una cosa, ma se non è il momento adatto ne riparleremo. Nessun disturbo. Lieto di vederla. Entri. Temo di essere un po' disordinato. Prende qualcosa? Un caffè, forse? No, no, grazie, niente. Io... Ah, ecco. Si segga. Di che si tratta?
Beh, se uno dei suoi cuccioli fosse scomparso, non faccia ricerche all'ufficio oggetti smarriti. Lo abbiamo noi e vorremmo tenerlo. Nel dormitorio? Sì, e se potesse darci qualche consiglio su come allevarlo, il genere di cibo? Dolente, ma non si può. Niente cani nel dormitorio. Ma io l'ho promesso ai ragazzi. Beh, li convinca che non è permesso, capiranno. Credo che sarà molto difficile. Per la verità non lo capisco neanche io. Se non sbaglio è stato lei a dirmi di non essere troppo severa. È vero, ma c'è sempre un certo limite. Vuol farsi amare dai ragazzi, bene. Però non li deve viziare. Viziarli? Troppa condiscendenza è peggio della severità. Vedo che comunque io mi comporti sbaglio. Se non le chiedo troppo, che cosa mi consiglia di fare, signor Hargreave? Direi loro di costruire una cuccia nella stalla, ad esempio. Direi che il cane è loro, che ne sono responsabili. Consiglierei loro una soluzione giusta, non una sciocchezza. Una sciocchezza. Capisco. Questa è l'opinione che si è fatta di me, vero? È inutile che io tenti. Domattina presenterò le mie dimissioni. No, un momento, io non intendevo... Buonanotte, signora Hargreave. Sì, Hargreave dirige le inferiori, è vero. Ma io sono sempre il preside. E chiarito questo punto, con il suo permesso, straccerò questa lettera. No, la tenga, la prego. Se il signor Hargreave vuole che io me ne vada... Ci sono alcuni argomenti sui quali Hargreave e io non siamo del tutto d'accordo. Uno di questi è lei, sembra. Dove mi porti, Kevin? A quest'ora dovresti essere a studiare. Devo mostrarle una cosa, venga! Guardi, cosa ne dice? Le piace, signorina? È molto bella. Guardi il tetto, architettura 900, eh? Lei è stata gentile, signore, a convincere il signor Hargreave a lasciarcelo. Sì. Ebbene, tutti contenti, eh? Allora, vogliamo completarla? Sono ragazzi a lavoro! Professoressa, cosa ha concluso col preside Barrett? Vi ha fatto cambiare idea, spero. Rimarrò, sì. Almeno per ora. Bene. Ha ancora da imparare lei, come tutti del resto. Ragazzi! Signore, guardi che sta per esplodere! Oh, santo cielo! Vuoi sentire? Sì, certo. La tartaruga sta benone. È pigra quasi quanto te. Abiti riguardo. Tanti baci, tua Nancy. Guarda che tartaruga ha fatto. Ehi, cosa c'è là dentro? Carme, le alleviamo. Questo è il signor Mangiatutto e questa è sua moglie. E quello che si agita è il primo figlio. Il nome scientifico è Tinea Pellionella. Piantala, quando ne avremo 500 le metteremo nell'armadio del direttore. Sì. Ah, sì? E perché? Gli mangeranno i vestiti, che scherzo, eh? Come scherzo, perlomeno interesse. Dopo dovrete pagargli i danni. Ah, già. Potrebbe costarci un sacco. Ma inoltre potreste mettergli una paura da morire. Trovarsi un mucchio di tarme nell'armadio impressiona quasi quanto un rospo nel letto. Credo che la miglior cosa da fare sia di aprire la finestra e lasciarle andare. Che peccato. No, non ci si può mai divertire qui dentro. Pronto? Sì? Da oltreoceano? Parigi? Per il signor Robert Lennox. Bobby? Pronto? Ciao, mamma! In persona! Niente, più o meno come l'anno scorso. Benone sto, solo ricevo meno lettere dai miei compagni di classe. La Riviera? E dov'è? Ah... Nemmeno per Natale, Dio. E non può neanche papà? No, non li aprirò fino a Natale. Va bene. Ciao, mamma. Ciao.
Allora, ragazzi, sono le 8. Tutti sopra a dormire. Svezzati. Ancora un po', signore, sto vincendo. Continuerete domani sera. Svelti ora, a dormire. E senza far chiasso. Bobby, non fare così. Da qui a Natale possono cambiare idea, forse. No, non credo. Non cambiano loro. Adesso è meglio che tu vada su con gli altri. Tra poco verrò su anch'io a trovarti, eh. Sì? Ho di nuovo il mal di stomaco. Oh, ti duole molto? Sì, signore, dei brutti crampi. Adesso vediamo se si può fare qualcosa. Ecco, stenditi qui allora. Ecco così. Fra poco tutto sarà passato. Non mi darà l'olio di ricino, vero, signore? No, niente olio di ricino. E neanche magnesia. Fa più male che bene. Ho qualcos'altro in mente. I sali, forse? No, questa volta qualcosa di diverso. E tutt'altro che cattivo. Sai cos'è che ti ha fatto male, penso? La galoppata di quest'oggi al maneggio. Avrai qualche strappo muscolare? Sì, lei mi ha visto. Se ti ho visto? Ma nessun altro qui cavalca bene come te. Andavo vero? Nessuno poteva tenermi testa. Solo il signor Hargrave. Sono fiera di te, Bobby, veramente. Ma ho anche avuto paura. Ma no, dice sul serio. Te lo giuro, se ti fosse accaduto qualcosa, non so, un incidente o che so io, ebbene, non so cosa avrei fatto. Vuol dire che se fossi caduto e fossi rimasto schiacciato... Oh, Bobby, non lo dire neanche. E tutti gli altri cavalli mi fossero venuti sopra calpestandomi. Oh, Bobby, basta. E mi avessero maciullato e ucciso. Oh, se tu continui così, io svengo. Scommetto che la mamma piangerebbe se morissi. Tieni, Bobby. Cioccolato caldo. Ti farà bene, vedrai. Eh? Non ti piace? Oh, sì, certo. A me piace tanto la cioccolata. Bene. Però, lei la fa davvero buona. Va meglio? Sì, non sapevo che facesse bene allo stomaco. La mamma me la fece una volta. Una volta? Davvero? Ero molto raffreddato. La preparò lei stessa e me la portò in camera. Oh, ma questa è molto più buona. Ah, mille grazie. Signore, non ha mai pensato a sposarsi lei? Ma certo, sì. Una volta. Quando sarò grande, sposato e avrò dei figli, rimarrò sempre con loro finché non saranno vecchi, sui 30 o 40 anni. Credo che sia un'ottima idea. E soprattutto a Natale. Fu a Natale che cominciai a cambiare idea nei riguardi del signor Hargrave. Per i ragazzi che avrebbero passato le vacanze alla quercia, Joe Hargrave organizzò le cose in modo perfetto, alla Far West. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love sent to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Vigilia, seconda vigilia, guardia di notte. L'angolo 2 è uguale all'angolo C perché alterni interni. I raggi vengono riflessi due volte. Quando entrano,
E poi quando escono? Guardate. Convergono in un punto, qui. Se questo è pugilato, io sono un vescovo. Tieni il sinistro più alto. 1, 2, 3. Sulla testa! Non guardate i piedi! 1, 2, 3. Con grazia, sempre. No! Mettetevi in fila. Anzi, sventi. Forse non ci crederete, ma la danza non è una forma di tortura. Verrà un giorno in cui vi accorgerete che saper ballare è necessario per... Che c'è? Non è necessario, signore, prima della pubertà. Come sarebbe a dire? È nato come una forma di corteggiamento il ballo. Ci faccia aspettare ancora... Oh, sciocchezze, Omero, sciocchezze. Rimetti il disco ora, per favore. Adesso incominceremo da capo e questa volta cercate di metterci un po' più di entusiasmo, eh? Su, vediamo. Pronti tutti con avanti il piede sinistro. Attenzione quando dirò tre, incominciate. Pronti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sta, sta, sta. No, Alan, l'altro piede. Senta, Miss Stewart, vogliamo dare loro una dimostrazione? Sì. D'accordo. Stavamo dando una dimostrazione pratica ai ragazzi. Ho visto. Fate una bellissima coppia. Un elicottero appena sul campo di calcio. Sono gli Olivers. Lei si trovi nel mio ufficio fra 10 minuti. Voglio presentarle padre e figlio, anche lei. Chi sono gli Olivers? Non sa chi è il signor Oliver? Delle compagnie Olivers, petrolio, linee aeree e di navigazione? Speriamo che ci porti almeno un nuovo dormitorio. Non è un problema grave, non è il caso di preoccuparsi. Noi studiamo ogni ragazzo e scopriamo quali sono le sue attitudini e le sue necessità. Non c'è ragione che non debba riuscire. È sano come un pesce, ha vista e udito perfetti. Intelligenza superiore alla media. Eppure guardate un po' lì, che razza di risultati. I rapporti degli insegnanti in genere non dicono tutto. Ha mai cercato di scoprire cos'è che non va? Se in affari non so risolvere un problema, chiedo l'aiuto dei periti. Nel vostro campo voi lo siete. Ah, lei può essere certo. Anzi, ci vantiamo ad essere tra i migliori. La sua vita come si svolge? Sarebbe? Il suo ragazzo è felice quando è a casa. Come si comporta con lei e sua moglie? Per sfortuna il signor Oliver... Mia moglie morì quando Dick aveva 1 anno. E gli affari mi tengono quasi sempre lontano da casa. Capisco la sua situazione, signor Oliver. E ora, siccome lei deve ripartire... Ma subito... lei non ha risposto, Miss Stewart. Vorremmo sapere qualcosa di più sul ragazzo. Vorrei avere il tempo. Anch'io. Debbo ancora discutere su qualche punto con il signore. Miss Stewart, il piccolo Dick è in salotto. Gli mostri la scuola e lo presenti ai suoi compagni. Senz'altro. Faremo in modo che suo figlio si trovi a suo agio. Mi basterà che riusciate a impedirgli di scatenarsi. Ah, sono certa che tutto andrà benissimo. Lei non l'ha ancora conosciuto, eh? No, non ancora. Buona fortuna, Miss Stewart. E grazie per quanto vorrà fare per lui. Beh, vedremo. A presto. Lei non crede alla diplomazia, mi accorgo. Ma al diavolo la diplomazia. Sono stufo di genitori che rovinano i figli e poi chiedono a noi di guarirli. Ma il signor Oliver ha già le sue preoccupazioni. Anche lui ha le sue. E sono certo ne darà un sacco a lei. Ah, credo che in fondo non abbia bisogno che di comprensione. E di disciplina, forse. Sa che le dico? Comincia a ragionare come il preside. Starei attento se fossi in lei. Sono Miss Stewart, la tua insegnante. Vuoi che ti presenti ai tuoi compagni di corso? Non ci tengo. Ma loro sì, vogliono conoscerti. Su, vieni. Questo è Tony. Ciao. Peter. Ciao. Kevin. Ciao. Omero. Ciao. Jimmy. Ciao. Alan. Ciao. Jeff. Ciao. E Bobby. Ciao. E presto imparerai anche i cognomi. Quell'aereo è proprio tuo? Certo. E di chi allora? È venuto da Houston, nel Texas. Dove hai preso quelle pistole? Sono vere? Me le fai vedere? Devo portare anch'io quella specie di giacca? Ma certo, è la divisa, la portano tutti. Vedi quella quercia? È l'emblema della scuola. Ah, tenetevelo. Era chiaro che soltanto comprensione e un po' di disciplina non sarebbero bastati con Dick Oliver.
Dopo qualche settimana pensavo che ci sarebbe voluto un miracolo. Avanti, smettetela! Tu, tirati su, Michael, su, avanti! Si può sapere che cosa è successo? Cosa? Bobby, come hai fatto a romperli, figliolo? È stata una disgrazia, più o meno. Voglio sapere com'è andata. Ma ha preso la pistola. L'ho visto io, l'ha picchiato. Te la prendi con lui perché è più piccolo. Calmatevi, ora hai preso tu la pistola? Ma solo in prestito gliel'ho presa io. Poi gliel'avrei restituita. La prossima volta chiedi prima il permesso, capito? Sì, signore. E adesso, Jimmy, restituiscilo. Ecco. E tu, Dick, perché non cerchi di essere un po' più generoso? Andrai più d'accordo. E ora state buoni. Michael, tu vieni con me. Bobby, non ti preoccupare per gli occhiali, li faremo aggiustare. Prepotente. La mia roba non toccatela. E chi la vuole la tua roba? La chiami pistola quella? A casa ho un fucile vero, con le cartucce anche. Bugiardo. Stasera vedrai. Ehi Bob, vuoi leggerne una delle mie? Grazie, io ho scritto a mia mamma, non l'avrò ricevuta. Può darsi che non sia neanche più in Riviera. Fucile vero quello? Certo che lo è. È la prima volta che vedi una cartuccia. Giuralo allora. Shh, parla piano. Esplode se gli dai fuoco. Si salta tutto in aria. Non lo sai che la polvere deve essere innescata per poter esplodere? Questa, vedrai, brucerà soltanto. Brucerà e come? Vedrete ora. Non farlo, che vuoi dar fuoco alla scuola. Potrebbe bruciare tutto il collegio. Niente affatto. C'è apposta l'impianto antincendio, vedete? Il funzionamento è automatico. Che bella scoperta. Lo so come funziona. Basta solo svitare il tappo. Ma cosa sta combinando? Quella rovina tu, ci deve essere molto calore perché si fonda. Che sistema? Ah, balle! Che succede? Un incendio! Che scalogna! Che vuol fare? Sono ragazzi. Sì, lo so, scherzi di ragazzi. Togliamo gli ormeggi, è un falso allarme! Ehi, via di lì, vi volete far male? Tornate tutti a letto. La festa è finita per stasera. Andiamocene tutti. Questa è la mancanza più grave che sia mai stata commessa. Mai nella storia del collegio ho assistito a un tale spettacolo di vandalismo. Il responsabile è ancora in tempo a farsi avanti. Vi dovete render conto... Ci penso io. E levati quell'aggeggio. Non lo voglio più vedere. Credo che con un po' di calma... La sua calma ha già provocato abbastanza guai. Per l'ultima volta, chi di voi è stato? Rispondetemi! Benissimo, vi punirò tutti. A meno che il colpevole si faccia avanti... Scusi! Sì? È contro il regolamento. È scritto che... Silenzio! Ha ragione. Perché punire tutti? Non lo permetterò. E io non permetterò insubordinazioni da chi che sia. Li accompagna a letto ora. Tutti a rapporto domattina alle 8:30. Tutti! Anche lei, signorina. Avanti, ragazzi. Tutti a letto. Presto, presto. Perché andiamo di mezzo noi? Ah, piantala. Perché non ti sei fatto avanti? Perché sono scemo. Su da bravi, ragazzi, a dormire. Asciugatevi. E cambiatevi pigiama. Ci sono altre coperte e lenzuola nel ripostiglio. Vi do 10 minuti. Sbrigatevi, su. Umidiccio, eh? Se non le dispiace, avrei intenzione di cambiarmi. Così sta bene, solo c'è una cosa. Già, volevo ben dire. Sa chi ha azionato l'antincendio? Beh, c'ho una mezza idea. E perché non ne parla al preside? Ho già parlato fin troppo. Come vuole. Ma si ricordi di una cosa.
Anche i ragazzi hanno un codice d'onore. E si odiano fare la spia. Odiano anche però che il colpevole la faccia franca a spese dell'innocente. Se fossi in lei terrei gli occhi aperti. Grazie. C'è nient'altro? Sì. Si lasci andare più spesso. Ne si addice molto. Il mattino dopo, il direttore mantenne la promessa. Ma anche i ragazzi avevano emesso la loro sentenza contro il vero colpevole. Già finita equitazione? Porti baffi ora. Sono certa che hai fatto grandi progressi al piano. Persevera nello studio, mammina sarà fiera di te. Un giorno diventerai un grande concertista, tesoro. Ah, balle. E allora, c'è niente per noi? Sì, una del papà e una del nonno. Sai quanti anni ha? 56. Solo? Vieni, non vuoi leggerle? Certo. Ehi, Bobby, tu non prendi la posta? C'ho una lettera per te. Gatta, Riviera Francese. È là che sta la mamma. Signorina, anch'io ho una lettera dalla mamma, dalla Riviera. Guardi, me l'ha scritta a macchina. Chi vuol leggere la mia lettera dalla Riviera? Caro Bobby, papà ed io siamo mortificati di non aver scritto prima d'ora. Ma sai com'è quando si è in viaggio, tesoro? Sono 3 mesi che non siamo fermi neanche un momento. Ci sono tante cose da vedere e... Sempre spiritosi, fatene un altro i vostri scherzi, idioti! Che è successo? Ma che hai fatto? Ora dovrei farli stirare. Non si lega in quel modo, si piega per bene. L'avrò legato perché non gli scappi via. Ehi, molla il guanciale! È tua questa? Dai, fatemi! Dai! Dai! Guardata lì! Oh, scusami, non ho più l'occhio d'una volta. Riprendilo. Ma mica il mio, non mi serve. Neanche il mio. Prenditelo da te, che hai paura? Un tipo come lui non ha paura di niente. Nel Texas mangiano le tigri per colazione. Ora si vedrà chi ha paura. Ma ragazzi, che cosa succede? Cos'è questo chiasso? Chi c'è là fuori? Apri subito la finestra. Dick! Una frattura semplice della tibia, non è grave. Tra qualche giorno potrà già muoversi con le veloce. Grazie, dottore. Gli faccio un'ingessatura. Via, calma, è in buone mani. È colpa mia. Non avrei dovuto mai perderli di vista. Neanche per un minuto. Comunque, ora non è il caso di prendersela troppo. Signor Preside, suppongo sia inutile dirle quanto sia dispiaciuta. Del tutto inutile. Ho telefonato ora al signor Oliver. Invierà subito il suo aereo. Rivuole suo figlio immediatamente. Perché? Non vuole più saperne di noi, ecco perché. Trattare così selvaggiamente un ragazzo innocente. Non è tanto innocente. Cosa? È lui quello dell'allarme antincendio. Lei lo sapeva. Anche io. Cosa? E gli altri si sono vendicati, avrei dovuto avvertirla. Doveva avvertire me. Mi meraviglio di tutti e due. Qualificarvi negligenti sarebbe troppo poco. Qui si tratta... Beh, non trovo parole. Perché si addossa lei la colpa? Per oggi di guai ne ha già avuti abbastanza. Comunque ne avrà degli altri. Miss Stewart? Dopo quanto è accaduto non posso permettere che Dick Oliver viaggi solo. Lo accompagnerà lei stessa da suo padre. E gli spiegherà com'è andata, se potrà. Ma... Non c'è altro, se ne può andare. Aveva ragione lei.
Questo è ciò che si ottiene servendo la scuola oltre i limiti del proprio dovere. Se non altro per qualche giorno non mi vedrà. Questo è certo. Mi fa un favore, torni presto. Crede ancora che una donna qui sia utile? Sì, dà un po' di vita all'ambiente. Tutto è sempre così monotono alla Quercia. Non ho avuto l'impressione che la sua vita fosse monotona. Lei ha trovato il modo di distrarsi. Sì, io trovo il modo di distrarmi, se voglio distrarmi in quel modo. Già, sì, suppongo. Per quanto ultimamente non abbia pensato a queste cose io. Io invece ultimamente ci ho pensato. Miss Stewart? Miss Stewart? Dica, professore. Prima che lei parta per il Texas, il dottore desidera darle alcune istruzioni. Se vuole accomodarsi. Sì, signor Fred. Buon viaggio. Grazie. Come spiegare a un padre che suo figlio ha innalzato una barriera di ostilità tra se stesso e il resto del mondo? E come spiegarlo al ragazzo? Non vuoi far colazione, Dick? Non ho fame, gliel'ho detto. Ma stai meglio ora che sei a casa tua, vero? Dalle a me queste. Sta tranquillo ora. Presto me ne andrò, sai. E non ti vedrò più dopo. Vorrei lasciarti felice. Stamani sono andata in città e ho comprato questo libro. Spero ti piacerà. Grazie. Dick, ascoltami, so cosa provi. Anch'io mi sono trovata nelle tue condizioni. Ti senti ferito? Oh, intendo ferito nel tuo orgoglio, caro. E credi che tutti siano contro di te, ma non è vero. I ragazzi volevano esserti amici, ma tu non l'hai permesso. Signorina, il signor Oliver desidera vederla. Vado, grazie, Martha. Anch'io voglio esserti amica. Dick, mi senti? Sì, la sento. Sì. Sì, va bene. Pronti a partire per città del Messico. Sì, farò in tempo. Vici una riunione per te. Avvisi tutti i direttori, voglio che non manchi nessuno. Desiderava parlarmi, signor Oliver? Ah, sì. Quando sarà alla Percia mi mandi la scheda di mio figlio. Non c'è proprio speranza che lei cambi idea. Anche se lui volesse tornarvi, il che non è, non lo permetterei io cascasse il mondo. Ah, non incolpo lei personalmente. Speravo anzi che la presenza di una donna gli giovasse. Bene, acqua passata ormai. Se lei è pronta l'accompagno all'aeroporto. Ah, non si disturbi, grazie, prenderò un taxi. No, nessun disturbo, parto anch'io. Ho una riunione a Città del Messico. E lascia Dick qui solo. Starà bene, la servitù si occuperà di lui. Dovevo essere là fin da ieri. Signor Oliver, l'auto è pronta. Vengo subito, Marta. Non mangi? Beh, se non hai appetito. Ora senti, io devo partire, ma tornerò per sabato. Fai il bravo, eh? E fa tutto quello che ti dirà Marta. Intesi? Cerca di guarire presto, eh? Scrivimi qualche volta e fammi sapere come stai e cosa fai. Anch'io ti scriverò. Addio, Dick. Non rispondi a Miss Stewart? Addio. Signorina! Signorina! Signorina, senta! Signorina!
Che c'è? Signorina, resti qui. Non vada via. Non vada via, signorina. Che ti prende? Hai male? Vuoi che chiami il dottore? No, no, sta tranquillo. Lei vada avanti, io resto un po' con lui. Sì, rimango con te. Prenderò un altro aereo. Lei vada ora. Non vada via. Sì, Dick, resto qui con te, caro. La prego, Dick, non piangere. E tutto si accomoderà, vedrai. Da bravo, su. Signore, è tardi. La signorina perderà l'aereo. Miss Stewart non parte. Annulla pure la sua prenotazione. Sì, signore. Ah, Martha, annulla anche la mia. Come ha detto? Annulla anche la mia. Oh, bene. Ottima notizia. Sono davvero felicissimo. Ma, caro Oliver, non ne parliamo neanche, no? Neanche un soldo. Le dica di restare finché lo riterrà necessario. Lieti di essere utile. Ma è necessaria qui. Certo, è un gesto molto generoso. Ma che gesto è gesto? Qui ha lasciato 12 ragazzi. Signor Hargrave, prego. Forse in seguito sarei ancora... Padrone di mezzo Texas. Se ancora desidera... quello che vuole in questa scuola. Dicevo, se ancora desidera mostrare la sua gratitudine alla... Ma certamente. Sì, davvero unica. Lo preghi di dire al signor Hargrave che cosa? Sì, sì, sì. È molto buona con Dick e molto paziente con me. Prego, gli chieda. Grazie, gliela dirò. Arrivederci. Gli chieda, gli dirà Joe Hargrave. Pronto? Spiacente, ha già chiuso. Può rimanere con noi, allora. Fin tanto che lei lo riterrà necessario. Sul serio? Cercheremo di renderle il soggiorno piacevole. Sei contento, Dick? Io, papà. Certo, felice. E osservando il fiume che scorreva lentamente, nel dolce crepuscolo, piano piano, ci addormentammo. Poi, improvvisamente, ci... Pronto? Esatto. Casa Oliver? Dal Texas. Chi parla per primo? Io. Pronto, vorrei parlare a Miss Stewart. Sono Joe Hargrave. Ah, capisco. E quando tornerà? Giovedì? E dov'è ora? Ah, no... Non fa niente. Dove è andata? Al mare, in gita. Sul panfilo del signor Oliver. Papà, tocca a noi, si batte! No, non ti agitare, non resterai a terra. Stavo pensando... Il nostro aereo è a reazione? Eh? No, quelli sono molto diversi, li hai visti, no? Non hanno eliche. Senta, quest'estate Dick lo porterò con me. Girerò tutto il Medio Oriente. Ah, ne sarà felice. Pensavo che... se venisse anche lei... Volo numero 27, partenza dalla pista numero... Stava dicendo? Tocca a noi, volo 27, andiamo. D'accordo, Dick, veniamo. Allora, stavo dicendo, spero di avere il piacere di rivederla presto. Lo spero anch'io. Venga a farci una visita alla scuola qualche volta. Sì, ma io pensavo quest'estate... Mi scusi, signor Oliver, vuole imbarcarsi per favore? Siamo pronti a partire. Permette? Grazie. Andiamo, stanno aspettando noi. Addio, figliuolo. Ciao, papà. Miss Stewart. Prego, signor Oliver. Arrivederla e grazie di tutto. Arrivederla. Ritornando alla scuola, Dick e io eravamo ambedue preoccupati, ma per ragioni diverse. Vieni, piccolo. Ecco a te. Ce l'avranno ancora con me? Io non lo credo. Comunque sei tu che devi fare il primo passo. Se non ne volessero sapere... Oh, vedrai che vorranno. Tu prova. Ciao. Come va la gamba? Oh, non c'è male. Ehi, sei un esperto con le cruce, eh? Vuoi provarle? Certo, vieni, resti. Riesci. Largo, largo, fatemi largo, via!
Da domani riprenderà il suo vecchio incarico. In sua assenza l'ha svolto il signor Hargrave. È stato davvero molto gentile. Molto lavoro extra, immagino. Oh, ma renderà i suoi frutti. Un uomo come Oliver può essere di solido aiuto per la scuola. Esatto, Hargrave? Sì, solidissimo. Avanti. Ho finito il giro con i signori Larson. Ora sono in salotto, vuole vederli? Sì, certo, certo. Oh, dimenticavo, stamane ha telefonato il signor Oliver. Ha parlato molto bene di lei. Tanto che spero fra breve di poterle fare i miei rallegramenti. Chiedo scusa. Joe, aspetti. Vorrei spiegarle... Non è necessario, il direttore sembra soddisfatto. Ma lei no? Al contrario, sono felice per lei. Ha visitato il Texas, è stata al mare. Deve essere piacevole passare così il tempo. Non è questo il qualcosa di meglio che andava cercando? Sono rimasta là per una ragione, perché Dick aveva bisogno di me. E qui erano in 12 ad aver bisogno di lei. Aver cura di uno su 13 è un po' poco, non trova? Lei ha un alto senso di responsabilità, Hargrave. Così alto che è davvero impossibile che chiunque riuscire... È impossibile fare il proprio dovere? Senta, l'ho ascoltato per un anno intero, ma non ho nessuna intenzione di continuare oltre. Fra un mese l'anno sarà finito e lei non dovrà più sforzarsi a cercare di far di me una vera educatrice. Me ne andrò, ecco. Avevo deciso. Cercavo di convincere me stessa che facevo bene a dimettermi, che non ero tagliata per quella scuola, che non ero ben voluta. Eppure mi tormentava l'idea che presto avrei dovuto lasciare la quercia. Signore, agli esami non ci chiederanno mica dei paesi piccoli, vero? Grandi, medi e piccoli, sì. E a che serve? Chi li vedrà mai quei posti? Supplire. Io supplico. Tu? Ma no, supplico viene da supplicare. Io supplisco. Ah, signore, devo moltiplicare 16 per 5 ottavi. Com'è che viene e soltanto 10? Perché 5 ottavi è una frazione minore di 1. Moltiplicando per meno di 1... ottieni un numero inferiore. Hai capito ora? Ah, signore. Sì, Omero? Cos'è un nappo? Ah, beh... Ma perché non studi la materia d'esame? Oh, la so a memoria quella. Sì, sai sempre tutto. L'Odissea? Me l'ha data il signor Hargrave. Fa piacere leggere qualcosa scritta da un mio omonimo. E anche scritto bene, senta. Quindi con alma che pensava mali la mista preparommi in aureo nappo bevanda incantatrice ed io la presi dalla sua mano... Nappo. Beh, nappo. Non importa, chiederò al signor Hargrave. Nappo è una tazza o una coppa. Conteneva il filtro che Circe propinò all'astuto Ulisse. Grazie. Signorina, ho un'altra lettera e un'altra fotografia. Sarai contento, eh? Soltanto la mamma non dice quando potrà tornare. Oh, presto saprai qualcosa. Lo spero. Porca miseria. Che c'è, Jeff? Brutte notizie? Sì, signore, orribili. Posso far niente? No, signore. Ah, aspetta un momento! Signore, che lei deve aiutarmi. Che ti è accaduto? Sono nei guai. Ricorda il pezzo che sto studiando, il minuetto? Certo. Mia madre si è sposata un'altra volta. Ah, sì? Beh, ma non vedo che cosa... Ha sposato un musicista, un pianista. Riderà di me. E mamma si arrabbierà. Le ho scritto che so suonarlo molto bene. Che sono una cannonata. Prima o poi lo diventerai, speriamo. Ma lei non capisce. Dovrò suonare per lui domenica. Vengono qui tutti e due. Ma perché non ha sposato un calciatore? Chiediglielo. Su, al lavoro. No, è inutile, signore. Io non ci riesco. Ma non dire sciocchezze. L'abbiamo provato centinaia di volte. Vedrai che andrà tutto bene. E non c'è tempo da perdere. Su, su, proviamo ancora una volta. Sarà un disastro, lo sento. Andiamo, Jeff, smettila. Non aver paura, avanti, ricomincia. Va bene. Il caffè va di nuovo sul fuoco. Oh, cielo. Jeff! Scusi il ritardo. Figurati, ci sono abituata. Joe, Joe, aspetti, sono io. Davvero, mi spiace, ma... Joe deve aiutarmi. Jeff è scappato.
E fra poco sarà qui sua madre col suo nuovo marito. E allora? L'ho cercato nelle aule, in palestra, nelle stalle. Nel caminetto, no? La prego, saranno qui a momenti. D'accordo. Gli Stevenson ci aspettano per mezzogiorno. La puntualità non è il mio forte. Ehi, ma che cosa ti prende? Sei impazzito? Se lo trovo lo riporto su da lei. Grazie, ma corra! Pronto, l'ha trovato? Sì, sì, signor Preside. Vuole Jack da lei? Oh, ma vede, speravo soltanto che potessi... Ah, sì, sì, mi spiego, provare fino all'ultimo momento, fino a... Sono già lì? E sono ansiosi di assistere al saggio. Va bene, lo lasci provare ancora. Molto intelligente. Andiamo? Joe, Joe, non si faccia vedere, lo dia qui a me. Presto. L'ho pescato lungo la strada diretto in città. Addio, grazie, Joe. Che cosa ti ha preso? Mettiti a posto la camicia. Un momento, mettiti la giacca. Così. Ora sei a posto, fatti vedere. Adesso suona. Suona o ti rompo le ossa. Eccoci qua. Oh, salve, Miss Stewart. Benvenuta. Signora Adelman, Jeff. La nostra Miss Stewart. Oh, molto caro, piacere, signora. Che piacere rivederti. Come stai, amore? Caro, questo è Eric, il tuo nuovo papà, Eric Adelman. Sono lieto. Ma di qualcosa. Salute. Ho parlato a Eric del tuo grande talento. Ora siedi e suonaci quel pezzo, caro. Ancora? E questa volta vorremmo sentirlo tutto dall'inizio. Avanti, Jeff. Suonavi così bene qualche momento fa. Ah, scusami, cara. L'inverno scorso al Carnegie Hall, suonando il concerto in do minore di Brahms, davanti a 3.000 persone e all'orchestra sinfonica, io sbagliai 4 note. Lo sai cosa feci? Continuai come se nulla fosse. Su, prova ancora. Riprenditi dall'inizio. Un po' più allegro. Lei conosce la signora Carling, correggo la signora Adelman. Il signor Adelman, il signor Eric Adelman. Molto il signor Hargrave. Piacere. Il signor Adelman non è il solo artista presente. Jeff ha dato ora prova della sua bravura. E com'è andata? Splendidamente, doveva sentirlo. Rallegramente. Sì, ha un tocco non comune. Miss Stewart,
intercomunale da Rio de Janeiro. È il signor Oliver. Oh, scusatemi. Pronto? Non sento niente, c'è molto rumore. C'è molto rumore qui. Ah, bene, sì, bene, grazie. Sì, sì, è qui. Glielo passa, signor... Quest'estate? Beh, non ho nessun progetto, non ancora. Ma così all'improvviso io... Veramente no. Grazie, molto gentile. Adesso non saprei cosa dire, ma ci penserò, ecco. Ho detto che ci penserò. Le passo Dick. Ehi là. Oh, Benone. È senza l'ingessatura. Sì. Sul serio? Ah, sarà magnifico. Sì, lo dirò io a lei. Oh, senti. Alla fine dell'anno scolastico verranno tutti i genitori. Verrai anche tu. Sei un tesoro. Oh, Bobby. Oh, mi basta una medicina qualsiasi. Ma prima vediamo cos'è che non va. Devo assolutamente star bene prima che arrivino il papà e la mamma. Oh, starai bene, vedrai. Ciao, Bobby. Stai poco bene? Forse è un semplice disturbo di stomaco, oppure non. Adesso vedremo. Coraggio, Bobby. Niente paura, cara. Sono più che lieto di dire che questo giorno chiude un anno scolastico particolarmente felice. E desidero ringraziare tutti indistintamente. Non c'è altro, potete andare. È tutto. Oh, signorina, prego, solo un momento. Lenno. Oh, i genitori di Bobby. Hanno deciso di tornare via mare, non con l'aereo. Tornano fra 7 giorni. Oh, no. Certi genitori non riesco a capirli. Dovrò dirlo a Bobby, comunque. Prima di partire farò un salto all'infermeria e cercherò di rallegrarlo un poco. Gliene sarò grato. I ragazzi si sono molto affezionati a lei, se ne sarà accorto, no? Ma forse non sa quanto a noi, me incluso, dispiace la sua partenza. Grazie. Le ho scritto una lettera di raccomandazione, per quanto sia convinto che non dovrà mai farne uso. Sì, ho parlato con il signor Oliver. Mi ha detto dei vostri piani per il futuro. Oh, ma... grazie infinite, professore. Ho un'altra cosa. Non so se posso farle le mie congratulazioni, ma nel perderla come insegnante mi auguro poterla rivedere qui un giorno in visita e come... come madre. Oh, bene. Beh, e comunque grazie. Ogni classe che avanza contribuisce al maggior credito di tutto l'istituto. A coloro che torneranno, noi offriamo la possibilità di cimentarsi ancora e l'invito a cercare di conoscere meglio il regno della mente umana, il regno del sapere. A coloro che ci lasciano, noi diamo riluttanti il nostro addio e aggiungiamo un augurio per un felice e prospero avvenire. E ora, come consuetudine, chiuderemo un altro capitolo della storia della quercia al canto dell'inno della scuola. Arrivederla, Oliver. Addio. Che stiamo aspettando? Andiamo. Vado a salutare un momento Bobby e torno subito. Noi mettiamo il tuo bagaglio. Grazie. Sull'auto.
parlano ancora. Ciao, Bobby. Buongiorno. Hai ancora la febbre? Non credo. Soltanto non so perché non siano ancora arrivati. Beh, l'Europa è molto lontana, sai. Ci vuol tempo. Ma potevano pure scrivere qualcosa. E invece niente. Né lettere, né cartoline. Senti, Bobby, se continui a prendertela così non potrai mai guarire. Piuttosto guarda, cosa ho trovato all'ufficio postale. Per me? Aspetta, è scuro qui e non puoi affaticarti a leggere, te la leggerò io. Bobby, caro, volevo tanto esserti vicina l'ultimo giorno di scuola, ma per un improvviso cambiamento nei nostri piani torneremo in piroscafo anziché in aereo. Ma verremo a trovarti, te lo prometto, appena arrivati. Sii dunque paziente. Ho avuto notizie di te dal direttore. Egli mi ha scritto che hai fatto molti progressi e che sei uno dei migliori, se non il migliore. E il signor Hargreave assicura che sei un provetto cavaliere. Ho anche saputo che sei uno dei ragazzi più popolari della scuola. Non hai idea di quanto io sia fiera del mio Bobby. Oh, grazie. Scrive bene la mamma, vero? Oh, lo credo bene. Papà mi incarica di dirti che non vede l'ora di riabbracciarti, il che sarà presto. Tutto il nostro affetto. La tua mamma. Finalmente. Lei è una bugiarda. Le ha scritte lei quelle lettere, no? E da idiota non me ne sono accorto. Idiota, ecco cosa sono. Però non ritiro niente di ciò che le ho detto. Tutte cose sacrosante e meritate. Avevo chiesto una maestra e cosa ho avuto? Il preside non doveva assumerla. E lei non doveva accettare. Lei non era incompetente. L'incompetente qualcosa sa. Lei non sapeva niente. D'accordo. D'accordo un corno. È diventata una grande insegnante. Dio solo sa come, ma è così. E ora che cosa fa? Ci lascia. Proprio quando trovo qualcuno che può aiutarmi a fare di questa una vera scuola, ecco che se ne va. I ragazzi l'adorano, lo sa? Non gliene importa? Non significano niente per lei? Neanche io rappresento niente? Della quercia, vogliamo offrirle questo souvenir. Ognuno di noi ha contribuito e così tenga. Che cos'è? Una caffettiera come piace a lei. La sua fa vergogna ormai e così, ora che ci lascia, l'abbiamo comprata e abbiamo scritto anche una cosetta. Questa bella caffettiera che col cuor noi le doniamo possa sempre ricordarle noi le ghiande della quercia. Ah, io non so cosa... Speriamo le piaccia. È la più bella caffettiera che abbia mai vista. Peccato che se ne vada. Chissà chi verrà al suo posto ora. Peccato. Scommetto che sarà una brutta vecchia. Non se ne vada, signora maestra. No. Ma se l'anno prossimo ricominceremo con qualcuno dei vostri soliti scherzi, vi sentirete. Joe, aspetta!
sapevo che sarebbe finita così. E allora perché ci hai fatto comprare la caffettiera? E che sarà? Per $0.50 a testa. Mezzo, ma io ne ho messo uno. Anch'io, dov'è il figlio il resto? Io ho messo un 9.